un pochino più profonda e di analisi. Ovviamente però non posso esimermi dal chiedere a lei, alla luce dell'ultimo DPCM e alla luce degli ultimi come dire, provvedimenti temporanei del governo in attesa di nuove iniziative, qual è la sua opinione, soprattutto sul livello di preparazione e professionalità da parte dei nostri ministri. So che le chiedo una cosa molto difficile, però cerco di avere il suo commento. Cioè, proprio di fronte a una crisi che ovviamente non è solo nazionale, non è solo in Italia, e questo, come dire, ci accomuna tutti i nostri cugini europei, anche internazionali, negli Stati Uniti e così via, è però il tipo di risposta e il modo, come dire, la improvvisazione che il nostro grandissimo Giuseppi e i suoi colleghi ministri stanno dimostrando. A lei la parola. Beh, ma cosa vuole che vi dica? Cosa volete che vi dica? Cioè, noi abbiamo un Parlamento che è scientificamente tenuto fuori da tutte le decisioni e ci sarà un motivo per ciò. Perché evidentemente il nostro Giuseppe è ancora convinto di essere quello che usando il virus diventa salvatore della patria. No? Perché si ricorda il primo giro, dove facendo peggio degli altri, però usando la propaganda in modo assurdo, era riuscito a guadagnarsi quella sua fetta di popolarità. No? Peccato però che adesso questa cosa gli si sta ritorcendo contro, perché finché il primo giro lui poteva far credere di essere quello che aveva affrontato la crisi in modo creativo, no? Cosa contraddetta dai numeri, perché sia dal punto di Assolutamente, vista sì. di morti per abitanti, sia dal punto di vista di livello di caduta dell'economia, siamo un disastro. Cioè, penso che mettendo assieme questi due dati siamo di gran lunga il peggio al mondo. Perché ci possono essere dei paesi che magari hanno avuto, o al momento hanno avuto, una percentuale di morti maggiore, ma tenendo fortemente dal punto di vista dell'economia, ci Certo. sono dei paesi che magari invece hanno avuto una percentuale di morti minore, e in ogni caso conservando un risultato accettabile dal punto di vista dell'economia. Teniamo presente che l'unico paese al mondo che fino adesso ha fatto peggio di noi è l'Argentina, che al momento è al suo 200, credo, 50esimo giorno di lockdown. Certo. Senza offesa Quindi per i nostri amici argentini, notare che però questi non siamo in bella 250 giorni, compagnia. notare che questi 250 giorni di lockdown non hanno portato nessun risultato da parte del contenimento del virus, anzi, forse questa compressione porta al fatto che non ne stanno uscendo. Al contrario, per esempio, del tanto vituperato Brasile lì di fianco, che la propaganda mondiale ha dipinto come degli sconsiderati, dei pazzi, no? Che affrontavano il virus in modo folle, perché c'era Bolsonaro, assassino, macellaio, tutte le robe più stupide che abbiamo sentito dire. E il risultato è che loro hanno avuto una percentuale di morti per abitante analoga alla nostra, ma adesso ne stanno uscendo, no? Viceversa, l'Argentina di fianco ha fatto un'altra scelta, morti uguale, ma oltretutto, ma contagi in continua crescita. Quindi al momento non ci sono, se uno deve guardare i dati, delle prove tale per cui se ci sono dei paesi che fanno dei lockdown durissimi, praticamente salvano tutti i cittadini. Assolutamente d'accordo, onorevole. Infatti, in questa trasmissione abbiamo spesso e volentieri, anche con l'amico Fabio Dragone, che è stato nostro ospite spesso su questa, con me, della Svezia, per esempio, dove senza chiudere l'economia hanno avuto e stanno avendo, come dire, le loro problematiche sanitarie con un sistema ospedaliero comunque efficiente, ma senz'altro dal punto di vista economico non hanno sofferto, o almeno per ora non hanno sofferto assolutamente
l'impatto devastante che stiamo vivendo noi in Italia. Certo, poi per carità è sempre complicato confrontare paesi molto diversi come densità di abitanti e cose di questo tipo, però è indubbio che è un esempio da vedere. Mi verrebbe da dire comunque che in questo frangente queste discussioni, che sarebbe interessante sentire diverse opinioni su cosa è meglio fare questo o altro, sono, ripeto, negate in Parlamento, perché oggi tutto il giorno in Parlamento, a causa della decisione in tal senso da parte della maggioranza, che non dimentichiamo decide anche l'ordine del giorno, si è votato gli emendamenti sul disegno di legge sull'omotransfobia, che voi potete immaginare qual è che sia l'urgenza, no, totale. In questo momento c'è una crisi mondiale senza pari, no? Questa settimana omotransfobia, settimana scorsa non si è votato nulla perché bisognava capire, dato che c'erano un po' di deputati che erano stati conteggiati, gli altri quarantenati, bisognava capire come stava girando il livello dei contagi. La settimana prima e quella precedente praticamente nonostante richieste pressanti non è stato fatto niente di sostanziale, fra cui un giorno è stato dedicato alle ratifiche di trattati internazionali che risalivano magari agli anni 80, no? Tipo il trattato di estradizione con il Gabon, no, ma davvero sembra che vi sto dicendo delle certo. Però ecco, da un punto di vista e lei io la seguo sempre ovviamente nei suoi interventi, così anche come Molinari, cioè l'attacco democratico letteralmente alle radici della nostra democrazia, cioè l'esautorazione totale e completa del Parlamento, no, come centro della volontà popolare. E io lo collego spesso e volentieri con l'analogia con l'Unione Europea, cioè la burocrazia, il fatto di non avere, no, un rapporto dialettico e politico con gli elettori. Cioè, io vedo lei e Molinari e anche gli altri, ovviamente, colleghi della Lega, che cercano, no, di tenere la bandiera della democrazia intesa proprio come democrazia, il totale silenzio degli altri o la totale ignoranza, soprattutto da parte dei grillini. Che cosa, qual è il suo commento su questo? È impressionante, perché significa veramente una miopia totale, cioè vale a dire, significa credere o pensare che siamo all'interno dell'ordinaria amministrazione. Quindi all'interno dell'ordinaria amministrazione io penso ai vantaggi per il partito, io penso a cosa può essere se io riesco ad avere posto nel consiglio di amministrazione di Finmeccanica, no? Così di questo tipo. Certo, soprattutto medito cosa prima di tutto, evitare al massimo grado la crisi di governo. Perché? E quindi a tal scopo non si deve portare in Parlamento niente di potenzialmente problematico, perché altrimenti il governo rischia, no? E quindi è meglio se si parli di trasfobia, di come si chiama, però lo scollamento che adesso stiamo vedendo nelle piazze, al di là delle strumentalizzazioni politiche, diciamo, no, in Piazza del Popolo oppure a Napoli da parte di certe forze, chiamiamole così, di estrema destra e così via, però questo scollamento proprio tra il palazzo e la società che ha vissuto questo dramma economico. Bisogna fare molta attenzione, perché su questo so che insomma ci sono persone che la pensano in modo diverso e poi può anche essere che io sbagli, ma quando io vedo un governo potenzialmente così in difficoltà, cioè nel momento stesso in cui tutta la sua strategia di pensare di venirne fuori come il governo eroe che ha salvato l'Italia dalla pandemia gli si sta sgretolando in faccia, perché solo 3 settimane fa erano quelli che ci raccontavano che c'era il mondo che li applaudiva per la loro gestione del virus, e adesso si scopre che hanno passato l'estate a parlare di banchi e rotelle, così di questo tipo, senza fare nulla di quello che doveva essere relativo a cose più urgenti e più importanti, certo, perché non dimentichiamo che
ai testing, al pronto soccorso, ai medici di base e così via, assolutamente d'accordo. Non solo, non dimentichiamo una cosa, perché se quelli che pensano, vabbè, ma allora l'opposizione, cioè non dimentichiamo che uno Stato ha dei sistemi di informazione che nessuno dell'opposizione ha. Cioè, noi dobbiamo leggere i giornali e sappiamo benissimo che qualità di roba è. Lo Stato ha i servizi segreti, ha le ambasciate, quindi in una maniera o nell'altra loro hanno al comitato tecnico scientifico, ai dati di tutte le regioni, quindi devono loro hanno una qualità e quantità di dati, no, così enorme, e che non pubblicano, che è un po' differente dire ma allora ma potevi dirlo tu o potevi dirlo lei. Cioè spetta allo Stato prendere, cioè al governo prendere determinate decisioni che non sono state prese, perché evidentemente neanche loro pensavano e immaginavano, no? Cosa assolutamente cretina, perché se uno prende e dà la colpa a quello della discoteca in Costa Smeralda e poi non si rende conto che in tutta Europa stanno salendo i contagi, no? Stavano salendo i contagi, uno dice vabbè, di che parliamo, o soprattutto se non vede le differenze di azione all'interno dell'Europa con una strategia o un'altra. Ecco, il mio punto è, io capisco che la gente è esasperata, capisco che qualcuno va in piazza, e quando sono imprenditori esasperati, quando sono ristoratori, noi siamo a fianco a loro e se possibile siamo veramente più simpatetici con loro di chiunque e vorremmo sempre essere di fianco a loro. Ma io so che c'è della gente che pensa che andando in piazza e facendo casino, no, se sono sufficientemente tanti, si fa un danno al governo. Io questo temo di no. Io temo che all'interno del governo sono disperati e aspettano di vedere del casino in modo tale da poter mettere delle restrizioni, oltretutto ancora più severe, e venire fuori da una situazione da cui loro non uscirebbero se noi semplicemente lasciassimo che le cose vanno come vanno. Perché il mio pensiero è che le questioni dal punto di vista sanitario andranno a peggiorare. Basta vedere semplicemente che noi siamo un po' in ritardo come giorni rispetto agli altri paesi, e quindi è molto probabile che le questioni sanitarie andranno a peggiorare ancora. Loro non avranno di che giustificarsi, no? Perché non potranno raccontare che questa volta che è colpa della Lombardia o così di questo tipo, quando salteranno tutte le regioni, magari Lazio in primis, certo. Dove ancora in carica il signor Zingaretti, e quindi di fronte alle loro contraddizioni potrebbero saltare da soli. Io invece temo che certe mosse avventate abbiano due modi possibili di uscita, che sono tutte e due dal mio punto di vista molto pericolosi in questo momento. Vale a dire, se si cerca di forzare la mano, forzando la mano si conduce al fate presto. Il fate presto, no, che noi ben ci ricordiamo, porta normalmente a due cose: o un ulteriore giro autoritario, no, da parte di questo governo, che tenta quindi di ricostruire il vecchio mito del tutti bloccati e Conte che ti fa la conferenza stampa alle 8:30, no? Certo. Oppure il fate presto del vecchio Monti, che questa volta non avrà la faccia di Monti ma avrà la faccia di qualcun altro, cioè il salvatore no, con l'unità nazionale, che purtroppissimo dovrà fare digerire la medicina amara, no, delle situazioni economiche che non sono sostenibili e che in questo caso purtroppo temo avranno come obiettivo, una volta finita l'emergenza sanitaria, perché passerà, no? Avrà come obiettivo gli stipendi, cioè il livello di stipendi secondo la vecchia cara analisi del se non puoi svalutare la moneta devi svalutare il salario, e allora ci vorrà qualcuno particolarmente bravo a far credere agli italiani, magari pure per gli applausi, no, della propaganda, che tagliarci tutti lo stipendio è una bella cosa. Quindi io ho molta paura. Sarebbe il capo finale veramente a questa nostra società. Guarda, io sono molto spaventato, perché diciamo, dargli una mano ad arrivare a uno di questi due esiti veramente non vorrei essere io. L'unico esito possibile
logico, democratico, normale dovrebbero essere delle elezioni che consegneranno un paese piegato con un mandato di ricostruire secondo determinati criteri, che saranno a questo punto responsabilità dei cittadini perché li avranno votati. Non è possibile dal mio punto di vista pensare che una situazione del genere possa essere gestita da un Parlamento dove hai una maggioranza relativa di deputati del 5 Stelle che al momento non esistono. Assolutamente d'accordo. Assolutamente. Sì, sì, sì. La mancanza di rappresentatività del Parlamento italiano è pazzesca. Cioè questo non dovrebbe essere consentito. È un'insulto alla democrazia. Certo, non dovrebbe essere consentito in condizioni normali figurarsi in condizioni assolutamente straordinarie come l'attuale. Che però giustifica questa trasmissione. Noi parliamo molto della democrazia. No, lo scherzo, scusa, è una mia paura, poi può anche essere che questa paura in realtà sia ingiustificata e che basta andare in giro per le piazze e questi si spaventano e chiamano le elezioni e non si va da queste due vie d'uscita invece che io ho detto, ma non mi sembra probabile. Viceversa, se crollassero addosso alle loro contraddizioni, allora a quel punto ci sarebbe l'unica via d'uscita, sarebbe le elezioni, no? Perché non ci sarebbe né l'emergenza del fate presto, né il casino nelle strade, né il casino sanitario. Quindi io penso che al peggiorare dell'economia, al peggiorare della malattia, se succederà, io non voglia, speriamo che da oggi in poi va a migliorare tutto, ma se io guardo cosa è successo in passato in epidemie influenzali come per esempio la spagnola, no, e similari, il picco si è avuto nella seconda di ondata, no? Per cui è possibile che andiamo verso tempi molto, molto duri. E quindi questo ha un impatto sociale sulla nostra società, tra garantiti e non garantiti, tra gente che da un punto di vista fiscale viene tartassato rispetto a chi invece come dire, gode delle entrate fiscali e così via. E la mia personale preoccupazione è proprio questa Italia divisa in due, non solo da un punto di vista geografico, ma proprio da un punto di vista sociale. Un'altra cosa che in caso di emergenza il PD è specialista nel fomentare, cioè invece di dire io devo dare, no, a chi in questo momento sta soffrendo, no, o chi in questo momento ha problemi gravi, vedrete che cercherà di dirigere, lo sta già facendo Sanchez in Spagna, che sono della stessa pasta, avete visto, no? Cioè, ha cominciato a dire che bisogna mettere le tasse su chi guadagna tanto, no, e così via. Una sana invidia sociale, che è proprio quello di cui al momento non abbiamo bisogno, no, perché mi pare che in questo momento anche i sassi abbiano capito che i soldi non sono limitati, che se ci dicevano fino all'anno scorso che non si poteva fare il 2,4 di deficit perché non c'erano i soldi, ma dovevamo fare 2,04 e adesso improvvisamente facciamo l'11, 12, 13, no? E va tutto bene. Cioè, certo, se c'è ancora qualche gonzo in giro che non ha capito che quella roba lì... Maratin, c'è ancora Maratin, Claudio, Maratin. Prima di lasciarti andare, Claudio, una domanda velocissima su un argomento fondamentale di questa trasmissione, cioè il nostro rapporto con l'Unione Europea, cioè i lacci e lacciuoli e come dire la gabbia, no? Economica e finanziaria, certo. E ormai politica, cioè la leadership incontestata, no? Della Germania che utilizza l'Olanda, l'Austria come gli utili idioti, però in realtà secondo me e secondo noi c'è la Germania dietro. In una situazione di pesantezza, drammatica pesantezza economica e sociale italiana, avere anche il peso dell'Unione Europea, cioè io non vedo i soldi né del MES né del Recovery Fund, cioè del MES ovviamente per tutta la serie di motivi di condizionalità, ma anche questi tanto famigerati soldi del Recovery Fund, che non sono altro che soldi anticipati delle nostre future tasse. Perché quello che io cerco di spiegare nella trasmissione è che il budget europeo è sempre a break even, di conseguenza non ci sono soldi in deficit, può al massimo avanzare delle future entrate che, guarda caso, andremo noi a pagare come paese contribuente.
E faccio Ma anche sempre la differenza assolutamente. tra l'Italia, che è un contribuente netto, così come la Germania e la Francia, con la differenza che la Germania in particolare considera quel contributo netto come investimento politico e strategico, quando noi invece, i nostri democratici, i nostri grillini, danno il contributo e non hanno nessun impatto politico e strategico sulla direzione dell'Unione Europea. Ecco, un tuo commento su questo. In aggiunta a tutti i nostri problemi, avere anche la Unione Europea, non tanto i recovery fund, le attese, ma proprio come dire, la pesantezza e la come dire, durezza di quello che l'Unione Europea, secondo me, ci imporrà nel futuro. Ma è assolutamente evidente che l'Unione Europea è un peso per se stessa e soprattutto l'Eurozona. Ma anche in questo caso non è una mia opinione, lo dicono i dati. Cioè, Assolutamente, se sì. la bugia clamorosa che circola da tutti è meno male che noi in questo momento siamo con l'Unione Europea perché così c'è la BCE che ci dà i soldi. È una cretinata perché la BCE sta facendo poco e male quello che tutte le altre banche centrali stanno facendo, Assolutamente. e in compenso noi invece siamo limitati dal fare il deficit che sarebbe necessario fare per tenere saldamente in piedi l'economia rispetto a tutte queste cavolo di riunioni all'Eurogruppo perché bisogna aspettare il recovery fund, bisogna aspettare il MES, tutte queste cretinate che poi non arrivano mai, no? E Certo, non certo. arriveranno mai, e se arrivano è peggio perché è meglio se non Il arrivano, recovery fund è quando... condizionato all'approvazione di tutti e 27 i Ma paesi sì, ma membri. sono tutte Questo. delle boia. Quando invece un paese, indipendentemente dal suo livello di debito, in questo momento, se sempre che si tratti di paesi evoluti occidentali, non tiriamo fuori le solite Certo. repubbliche delle banane, sta semplicemente dando ordine alla sua banca centrale di comprare debito per le cifre che servono per tenere in piedi l'economia e che sono in tutti i casi che io ho esaminato grandemente superiori rispetto a quelle che stiamo utilizzando noi. Leggi, ai cittadini giapponesi arriva una marea di soldi, al contrario delle elemosine che arrivano noi. Leggi, ai tedeschi sta arrivando una marea di soldi, al contrario delle elemosine che arrivano noi. Alle imprese tedesche sta arrivando una marea di soldi, al contrario del nulla che arriva da noi. E tutti questi denari sono de facto non peseranno sulle prossime generazioni perché se si tratta di debito monetizzato dalla banca centrale abbiamo un cittadino, uno Stato che è debitore nei confronti della sua banca centrale, quindi è lo Stato che è Certo. debitore nei confronti di se stesso e quindi quel debito è come se non esistesse, cioè è stato messo in circolo nuova moneta che al momento non sta creando alcuna inflazione, anzi, dato che ovviamente la gente è in casa e non ha tempo esattamente di spazzare via i beni dagli scaffali, no? e simili, né c'è un problema di produzione perché tanto quei fenomeni dei cinesi continuano a produrre, e in ogni caso Infatti, la capacità la anche Cina è produttiva il più manca. grande deflator nell'economia mondiale. Claudio, Ma poi la siamo capacità arrivati produttiva al manca nostro nostra è commercial break, elevata, otto e mezzo. quindi non è quello il problema, insomma, non c'è l'inflazione. Ti Quindi i dati ringrazio. di crescita dell'Unione Europea e dell'Eurozona sono inferiori, cioè il calo dell'economia dell'Eurozona è molto superiore rispetto a quello di tutti gli altri paesi e questo dovrebbe far riflettere. Per avere una continuazione di questa chiacchierata.